con Zanella, finita 2-2, che partita è stata? Guarda, sapevamo della difficoltà della partita, è stata una partita molto tirata, come doveva essere, primo contro secondo, e in pareggio penso che vanno bene per tutte e due. Adesso pensiamo già alla prossima partita, 29 di Coppa, sperando di fare il risultato. Ci abbiamo dato il massimo e così è stato. Dopo la Coppa ci sarà la gara poi fuori casa contro Mirafin per concludere un girone d'andata che fino ad ora non avete mai perso. Avete fatto 3 pareggi consecutivi in casa, c'è un po' di amarezza per non aver vinto 3 partite in casa? Allora, non direi amarezza, però mi dispiace a me e alle squadre, perché bastava una vittoria in più per allungare del secondo posto, però visto i tanti infortuni delle squadre penso che è stato giusto pure il pareggio, perché siamo in un periodo un po' sfortunati, ma quello prima o poi passerà. Con Francesco Mambella, oggi eroico, hai giocato con questa tendinite, più volte sei caduto a terra per il dolore, eppure sei stato premiato anche dalla divisione come migliore in campo, una grande partita. Ti chiedo subito, è un punto guadagnato questo o 2 punti persi? Guarda, per quello che avevamo fatto nel primo tempo ti direi quasi 2 punti persi, perché secondo me, per quello che avevamo fatto, secondo me meritavamo di vincerla. Anche perché comunque giocavamo con due, non siamo in un periodo dove siamo tutti al 100%, siamo reduci, come vedi, da un po' di acciacchi. Diego purtroppo si è dovuto fermare all'inizio della partita, è un periodo un po' sfortunato anche da questo punto di vista, però è andata così, prendiamo questo punto e andiamo avanti e continuiamo a lavorare. Adesso c'è la pausa, 4 giorni per ricaricare le batterie e poi si continua. Personalmente tu soffri di più quando si gioca su questo campo o quando giochiamo in trasferta? Quasi quasi questo quando giochiamo in casa, le misure purtroppo penalizzano un po' tutte e due, anche se noi ci alleniamo tutti i giorni qua, quindi magari per l'abitudine, per qualsiasi cosa, però è un campo che è molto difficile, anche per noi che giochiamo in casa. Siamo col mister, con Antonio Ricci, come commentare questo 2-2? Tu temevi molto questa partita, l'avevi detto dopo il turno di Coppa Italia, la squadra ha risposto direi con un ottimo primo tempo. Poi nel secondo tempo anche il Lido di Ostia è venuto fuori. Sì, no, l'avevamo detto, la squadra è una delle squadre che concorrerà con noi adesso, è passato quasi un girone, quindi concorrerà con noi per la rincorsa al primo posto, quindi sapevamo che era una partita difficile, molto tattica, e credo che poi alla fine la squadra si è espressa bene. Abbiamo accusato un po' di stanchezza alla fine, ma è un periodo che per noi non molto fortunato a livello di condizione fisica, quindi abbiamo un po' troppi mezzi giocatori, però poi alla fine sono sacrificati tanto e abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, quindi sono contento del risultato. Sono contento di festeggiare Natale primo in classifica, quindi sono contento così. Il calendario nel girone d'andata ci ha dato 3 confronti diretti in casa, se vogliamo considerare quelli con Cefalù, Aniene e questo, 3 pareggi. Secondo te sono 3 pareggi che ci stanno o potremmo rimpiangere qualche punto nel girone di ritorno? No, guarda, i pareggi ci sono, ma ti dico anche parlando dello stesso confronto con Lido di Ostia. Abbiamo giocato la partita di Coppa mercoledì, è stata un'altra partita fondamentalmente nel risultato equilibrata. E il nostro campo penalizza fortemente il gioco. E continuo a ripetere, è una squadra che si esprime molto meglio in campi più grandi, quindi facciamo di necessità virtù con questo campo. Abbiamo fatto 3 pareggi con 3 squadre che ci inseguono, c'era con chi potevamo vincere, con chi potevamo perdere. Abbiamo preso gol a 7 secondi dalla fine con l'Aniene, qui per una fondamentalmente per una distrazione su una palla ferma abbiamo preso gol, e penso che fino a quel punto avevamo retto bene una partita con un vantaggio anche se ristretto, senza dimenticare che al primo tempo forse qualche occasione per quasi chiuderla, visto il risultato finale, ce l'abbiamo avuta, ci abbiamo avuto il pallonetto di Silvera, abbastanza occasioni per mettere fine alla partita, però sono contento così. Il girone d'andata si concluderà sul campo del Mirafin, sarà un'altra partita molto dura.
Eh sì, è un'altra squadra che la classifica dice che ha 16 punti, ma perché tre sono stati persi da un ricorso, quindi comunque è una squadra che in campo ha fatto 19 punti e sono solo 5 in meno di noi, quindi sarà un'altra battaglia e cercheremo di difendere quello che finora ci siamo conquistati, che è il primo posto. Noi abbiamo fatto 3 pareggi, se siamo primi con 3 punti di vantaggio significa che qualcuno ha fatto peggio di noi.